Siamo in rec? Sì, però mi fa strano in questa location. Cominciamo a pulire i tavoli. Benvenuti in questa nuova puntatissima di Mamma me lo compri. C'è un po' di eco ancora. Beh, devi aprirvi più la finestra. Vabbè, tira fuori quello che c'è da tirar fuori. Ok, tiriamo fuori quello che c'è. Intanto come stai? Bene. Tutto a posto. Camera nuova. Che sembra quasi che io e te non ci vediamo da tempo. No, ci vediamo, ci vediamo. E non ci vediamo così da tempo. Non ci vediamo così. Mm. Ma siamo tornati solo per voi. Per fare cosa? Quello che ci riesce. Cazzo, gridi. Ho comprato questo. Ma questo è... Questo non lo sai chi è. Brutto. Chi è questo, ragazzi? Ditecelo nei commenti. Non lo metta a fuoco perché è sui nostri visi. Madonna. Anche se stiamo... No. No, guarda, è a fuoco. Ah, è a fuoco, perfetto. Ok, l'avete visto? Poi dopo ve lo facciamo vedere meglio con la camera. Non passate. Vediamo Jis, un personaggio di Dragon Ball Z. Particolarmente viene dalla squadra Ginyu. Ginyu, ce l'hai presente un po'? No. Perché dovete sapere che Bandai e Machine Nation finalmente hanno rilasciato la squadra Ginyu al completo. Sì, da tempo... Però comunque io ho deciso poi di acquistarli tutti quanti. Stiamo sperimentando anche noi con la nostra luce Ulanzi che trovate nel link in descrizione. Cliccate dal link che vi metto così mi arrivano i soldi. È vero. E... io faccio come i videomaker bastardi che vanno in giro a fare... Vuoi fare l'intervista? Vuoi fare l'intervista? Vai, apriamo questa figure e io andrò a riprendere con questa Canon M50. E... niente. Ok. Apri, unbox. Esce la gente! La gente! Fa parte. Figa, poi torna il cipiglio. Mi sta sentendo. Magari si sono fermati qua, ci sentono. Che cazzo fai? Durante la saga di Freezer è sbucato questo personaggio che fa parte della pattuglia galattica di sto cazzo. Non è la pattuglia galattica. Vabbè, ragazzi, c'era la saga di Freezer, c'era questo Jis che faceva parte della squadra Ginyu. Si può reputare il braccio destro. E basta, e tanti si può reputare il braccio adesso perché non è di Ginyu. E Ginyu è il galoppino di Freezer. Ah, certo. Vabbè, non sono bravo a dirlo, ma se avete visto Dragon Ball Z e siete degli appassionati come me, non servono molte spiegazioni. Quindi andiamo ad aprirlo. Adesso andiamo a fare quello che sappiamo fare meglio, cioè unboxare. Comunque il box fa vedere le solite cose, i vari posizionamenti del personaggio, perché è un personaggio super possible di 16 circa centimetri. Perché 6 pollici. La scala è sempre quella delle 6 figure. Ma posso farti una domanda? Lui è un dio? No, no, lui non è un dio. Ah. Nella saga di Dragon Ball Super ci sono i dei, però. I dei o i dio? I dei. Perché sono, è plurale. Meno Gesù. Allora, sboxiamo. Uscilo! Questo non ci serve più. Ah, dietro hanno messo le mani intercambiabili. Qui, tac, hanno messo qua. Ah, guarda che merda. Guarda, te la faccio vedere direttamente dal blister, perché poi tirarle fuori è sempre il solito discorso che cadono certo. Tutte. Allora abbiamo queste due mani aperte così perché la squadra Ginyu è particolarmente imbarazzante quando si mette a fare c'è una mano dietro, no? Ecco, quello che non doveva succedere è successo, che sono cadute tutte. Adesso bisogna farle vedere come i mongolotti, tutte... così, guarda, non si può il dire tavolo comunque. Bianco sul bianco, che bianco non sul bianco, ma come fanno quelli che fanno i video di merda. Esatto, e noi facciamo i video di merda come esatto. Tutti gli altri. Comunque, non si vede una minchia. Ci sono le mani così. Mettile in mano, metti le mani la in mano. La mano nella mano, queste mani qua. Una catapulta. Servono per i balletti imbarazzanti, il posizionamento imbarazzante che fa la squadra Ginyu. Infatti, se poi comprerete tutti i personaggi, potete fare il posizionamento strategico che fa la squadra Ginyu di presentazione. Facciamo vedere questo semidio. Non è un dio. Ah, ti danno una palla del drago, figa. Sì. Ma come mai una delle 7? Ma ultimamente nelle figure hanno deciso di mettere le serie del drago. Di mettere le palle. Che sono un po' più grosse. Cioè, col proporzionamento rispetto alla figure, sono un po' più grosse. Ma sono palle del drago, il drago no, è grosso. No, dovrebbero essere un po' più piccole. Ma il drago è grosso, le palle grosse. No, perché? Sì, è grosso. Perché queste sono le sfere di Namek. Ma sono quelle, sono le sfere scrotali. Le sfere del drago di Namek. No. Di Polunga, sono di Polunga, non del drago. Ma Sharon, no, ma che c'è? E sono più grosse. Ma è un drago? Guarda che non riesco a tirarla fuori. Ma è un drago? Perché è una palla scivolosa del liquido seminale. No, è perché, un drago. Perché vedi, io cerco di tirarla fuori, ma in realtà scivola, perché rotea.
Quindi non riesco a uscirla. A uscirla. A uscirla. Ma scusa, una palla di Namek. Vabbè, abbiamo questo effettino qua. Che cos'è? Quella è la palla quando si stacca dallo scroto, vedi? Sì, vedi che questo è l'attacco che va nelle palle dello scroto. Se voi operate una palla, un testicolo, questo è un testicolo. Questo è un testicolo staccato dallo... Guarda, questo qua è un effettino. Mm. Questo serve per farlo impugnare a Giz, questo si incastra. E qua, e questo si incastra praticamente nel polso. Questo succede. Sì. Praticamente così, perché non c'ho voglia poi di metterlo in posizione, succede questo. Vedi? Puoi anche metterlo su hit, perché sembra il palloncino. Sì. Sì, sì. Poi, questa valigetta, mi dite a cosa serve questa valigetta, che cos'è? Questa batteria, non si capisce. Che cazzo è? Seriamente, ragazzi, se lo sapete scrivetemelo nei commenti, perché io nel cartone animato di questa cosa non mi ricordo niente. Cos'è? Abbiamo le facce intercambiabili, come al solito. Vediamole. Guarda. Aspetta, prova le differenze. A me sembrano uguali. Tutte uguali, vero? Sembra, no, a parte quella di sinistra in alto. Ci sono dei piccoli dettagli. Allora, questa qui è urlante che guarda verso destra. Un po' come le scimmie. E questa qua invece è molto simile all'altra, ma ha una la bocca un po' più divaricata. Mondo Action Figure! Compra da lui. Chi è? Questo è quello lì. Quello lì che c'è all'inizio della saga di Dragon Ball Z che va a cercare Vegeta. Bardock. No, è la, no, quello con i capelli neri lunghi tagliati. No. Questo è Goku. No, è il padre di Goku. No, lui è Goku. Multiverso. No, però c'è Ginyu che ha il potere di scambiare i corpi. Servirebbe una porno star per tirare fuori questa palla con risucchio. Ecco qua. Guardate che bella. Fatte bene queste sì, sfere. Sì, sono fatte bene. Sono fatte bene. Mettiamo qua. Iniziamo a vederla. Iniziamo nel dettaglio, dalla faccia, parlaci della faccia di cazzo. La faccia è fatta molto bene, scolpita molto bene. La testa gira di 180, neanche. Gira meno perché ha il capello lungo che gli impedisce la rotazione e le spalline larghe. Perché secondo me un 360 gradi lo farebbe anche. E le spalline, vedi, si alzano, si abbassano. Questo perché Transformers. Ci sono delle altre spalline in dotazione che sono intercambiabili. Ah, fammele vedere. Allora qua. Vediamo. Vedi? Queste si smontano, magari senza romperle. Magari rompila visto che le puoi. Come si smontano queste? Ma guarda, così c'ha, vedi che c'è il pernetto qua? Devi tirare, tira. No. Tira, ma devi tirare. Ma la rompo. Ma va, ma tiri, al massimo metti l'attack. No, quel cazzo, queste. Queste? Dovevamo vederlo prima, però sapete, noi sboxiamo al momento, quindi in realtà... Non è che ha il tempo di informarsi su come funziona. Ma aveva ancora la cazzo di plastica. Sì. Tra le articolazioni mettono la plastica per non rovinare la figure. Dovete utilizzare questo che va qua dietro, vedi? Si smonta, anche i capelli si smontano. Come funziona questa figure? No, non si è rotta. L'hai rotta. Questa, vedi, si leva. L'hai rotta. E questa si mette. Ma che cazzo serve? Guardate lo scroto. Ah, ok. Vedi, metti questo coso dietro qua. E qui ci infili tipo il supporto per fargli fare le pose tipo in volo. Il supposto. Hai capito? Sì. Ok, allora gli snodi. La testa non gira. Le spalline si alzano. La testa fa su e giù. Si muove col collo. Vedete, un po' incassato. Poi... il braccio su e giù, tec, questo gira tutto quanto. Poi abbiamo il polso, le mani sono intercambiabili come tutte le sante volte, vedete, tec. Ma veramente dobbiamo ripetere le mani intercambiabili? Sì, però vedi, questo, non mi piace molto questa cosa qua. Un po' bootleg. No, guarda. No. Vedi che è piccolino il supporto. Non è che si incastra benissimo. No, infatti è un po' una merda. Hanno fatto il peg un po' troppo piccolo, ragazzi, hanno stavolta. Hanno fatto il peg piccolo. Ah, dai, stavolta si è incastrato bene. Vabbè, comunque. Poi, il ginocchio. Il ginocchio, bravo. Poi. Guardate che bello. Guarda che non è tutto. È super posable. Devo dire che... qua ruote a tutto quanto. Piedini, cosa abbiamo? Piedini, c'ha la punta del piede, solita. Anch'io ce l'ho la punta del piede. Questo ruota, tec. E la punta davanti si impenna come tutte le altre figure? Ah, perfetto.
Poi lo stivale non si gira, ma non ne abbiamo necessità, visto che si gira già la gamba, perché qua lo snodo. Però le articolazioni bello. Sono sempre le stesse medesime di tutte le altre SH Figure. Se ve le siete persi potete recuperarle più nel dettaglio su altri video che abbiamo sul canale. Quindi non è che proprio dobbiamo approfondire sul per l'ennesima volta. Pedana girevole! Finestra del marciapiede, noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Comprate le luci Ulanzi nel link in descrizione per fare i vostri video professionisti, professionabili, ma soprattutto comprate. Ma soprattutto da... prima di tirar fuori queste, sputateci sopra. Sì, dal castello di Hogwarts, da Harry e Hermione. Perché io devo fare Hermione? È tutto e ci vediamo alla prossima puntata. Vado a fare la pizza che sennò Yuri non mangia stasera. Bravo.